Amici di YouTube, io sono Davide Net e benvenuti nell'episodio numero 9, Resident Evil Revelation 2. Finalmente siamo riusciti a scappare per la seconda volta dalla prigione, ma questa volta siamo riusciti a, a scappare dalla prigione insieme all'aiuto di questa dolcezza, di questa bambina. Adesso usciamo finalmente dalla prigione e andiamo a raggiungere l'obiettivo di quello di raggiungere appunto la sala radio. Questo percorso già l'abbiamo fatto la prima volta, perché l'abbiamo fatto insieme a Claire, e adesso andiamo a percorrere di nuovo lo stesso percorso, però con gli altri due personaggi. Vediamo cosa ci aspetta. Ci siamo quasi, ce la fai? Sì, ho le gambe forti. Vediamo nel frattempo come siamo messi con le armi. Siamo messi malissimo, abbiamo appena 3 colpi e un'erbetta. Speriamo di ricaricarci prima possibile con munizioni, erbette varie. Allora, da qui non si può andare perché è tutto rotto. Da qui nemmeno. Quindi dobbiamo andare da qua. Niente. È chiusa dall'altro lato. Ah, attenzione, c'è un buchino, c'è un buco qui sotto, e quindi facciamo entrare la ragazza. Ok. Barry, è chiusa. Cosa faccio? Ora dobbiamo, quanto pare, vediamo qui che c'è. Ah, un mattone. Da qui dove si va, per curiosità? Non ho capito da qui dove si va. Comunque lo vedremo dopo. Adesso aiutiamo a far entrare il nostro collaboratore. Ok. Entra. Benissimo. Siamo riusciti a entrare. Vediamo qui che ci sta. Ah, benissimo ragazzi, un'erbetta. Abbiamo 2 erbette. Ottimo. Adesso continuiamo il nostro percorso, che diventa sempre più difficile. Ok, saliamo da qui. Vediamo un poco. Continuiamo a camminare. Da qui non vedo niente. E da qui non c'è niente. Andiamo da qui. Praticamente siamo in una foresta. In una foresta che stiamo esplorando, piena di ostacoli. Scendiamo qui giù e vediamo che c'è. Trovo un'altra strada. E me lo dici adesso? Me lo potevi dire prima. Vabbè, troviamo un'altra strada. Continuiamo il nostro percorso. Vediamo qua se c'è qualcosa da rompere. Ricordiamo che abbiamo solo 3 colpi, quindi... Oh, caspita! E chi è questo? Non c'è più, è sparito. Sicuramente comparirà di nuovo. Nel frattempo
Vediamo se troviamo delle munizioni, ragazzi, perché siamo a corto di munizioni. Ok, abbiamo preso qualche munizione e quindi approfittiamo e cambiamo pure l'arma. Eravamo a corto di munizioni, meno male che abbiamo trovato qualcosa. Vediamo da questa parte se c'è qualche altra cosa che ci può servire. Qui non c'è niente. E a questo punto entriamo qui dentro, vediamo un po'. Vediamo se c'è qualcosa. Osserviamo bene tutto quello che ci può servire. Benissimo, ragazzi, un'altra erbetta. Ecco, questo siamo a 3 erbette. Bene, bene, abbiamo fatto bene esplorare questo posto. Vediamo qua se troviamo qualcos'altro. Qui c'è, ottimo ragazzi, altre munizioni. Vediamo un po', munizioni di questo fucile, e quindi munizioni ci siamo un po' riprese. Vediamo se qui c'è qualcos'altro che ci può servire. Mi sembra che non c'è più niente. Però adesso dove si va? Dobbiamo andare da quest'altra parte. Qua non c'è niente su questo scaffale. Qui pure non c'è niente che ci può servire. Dobbiamo entrare da qui. Ehi. Che cos'è? Che ci sta? Che c'è? Io non vedo nulla. Punta un po', vedi se trovi qualcosa. Ok, benissimo, cambiamo personaggio. Abbiamo preso altre munizioni. Vabbè, ok, altre munizioni. E adesso dove dobbiamo andare? Qui non c'è niente. Adesso dobbiamo uscire, però dobbiamo andare per forza da qui, ma è chiuso. Vabbè, proviamo di nuovo. Cerchiamo di uscire. Vai. Oh, oh! Caspita, sto cretino, sto cretino. Vedi un po', vedi un po'. Vedi un po'. Vieni qua, che ti faccio vedere io, ti faccio vedere. Cambiamo pure arma. Mannaccia, sto mostro. Incredibile, ragazzi, incredibile. 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 Incredibile, ragazzi. Sei morto? Ok, ragazzi, finalmente è morto e noi ci rigeneriamo. Ancora non sei morto. Non tengo manco più armi. Incredibile, ragazzi. Ragazzi, finalmente l'abbiamo ucciso. Ci abbiamo messo di tempo che ci abbiamo messo, ma finalmente l'abbiamo ucciso. Abbiamo finito anche le erbette, purtroppo. E che dobbiamo fare? Continuiamo la nostra avventura. Vai, vai, sfondiamo questa porta, ok. Oh, non abbiamo erbette, ma abbiamo forse qualche piccolo proiettile c'è rimasto. Bene, vabbè, continuiamo il nostro percorso sperando di
trovare qualche nuova erbetta, ragazzi, perché abbiamo bisogno assolutamente di rigenerarci. Qua stiamo in una foresta. Non vedo nessuno. Andiamo da qua. Andiamo da qui. Adesso siamo dalla prigione, siamo passati alla foresta. Che casino, ragazzi. Oh, caspita, vedi qua. Ok, armi. Dai, dai, scappiamo. Oh, caspita. Scappiamo. Scappiamo. Oh, l'erbetta, ragazzi. L'erbetta, ho trovato l'erbetta. Non facciamoci vedere. Finalmente un'uscita. Oh, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Vediamo qui dentro che troviamo. Rompiamo, ok, altre munizioni. Altre munizioni che ci servono. Oh, caspita, questo sta avvenendo di nuovo. E quindi noi continuiamo a scappare, ragazzi. Continuiamo a scappare, vai, vai, scappa, scappa. Questi mostri Vediamo se ci sta frequentavano gli seguendo stessi ancora. individui Ok, del ragazzi, virus. ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo Nuovo fatta. virus Abbiamo quindi avanzato finalmente in Africa. evitato tutte quei mostri. Allora, ragazzi, mi fermo un secondo a sospirare. Finalmente abbiamo preso l'erbetta, abbiamo preso qualche munizione. E devo dire la verità che questi mostri sono davvero più difficili. Sinceramente non ho perso tempo per sconfiggere i mostri, sono scappato perché a parte che rischiavo di morire ed era a corto di munizioni, quindi sinceramente ho preferito così. È stato meglio così, ragazzi, è stato meglio così. Andiamo da qua sopra. Buonasera. Vediamo che c'è qui. Che appunto del fuggiasco, scritto in russo, non posso crederci, sono uscito a scappare di lì, non proprio tutto dove. Vabbè, ve lo leggete voi come al solito. Vi leggete voi queste munizioni, ottimo. Vediamo se c'è pure qualche erbetta. Ok, dove si va adesso? Boh. Vediamo qua dietro che c'è. Forse posso rompere il lucchetto. Vabbè, rompiamo il lucchetto. Ok. 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 Altre munizioni. Andiamo giù. Ah, ragazzi, altri mostri. Accidenti. Altri mostri, ragazzi, altri mostri. Vabbè, amici di YouTube, che dirvi? Io vi saluto e vi rimango in suspense sul più bello e ci vediamo al prossimo episodio, all'episodio numero 10. Ciao da Davide Net.